Ehi tu, vuoi rimanere sempre aggiornato sui video di questo canale? Beh allora premi la campanella per ricevere ogni giorno i feed e se desideri contenuti esclusivi passa anche da Instagram e da Facebook che trovi in descrizione. Buona visione! Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo video nel quale vorrei andare a fare un piccolo approfondimento, comunque andare a parlare nello specifico riguardo al trailer uscito sul canale italiano ufficiale di Pokémon nella giornata di ieri, un trailer che in realtà era già uscito in versione giapponese ma che io ovviamente, non conoscendo la lingua nipponica, non ho potuto analizzare nel dettaglio più specifico. Adesso che abbiamo anche il trailer italiano ho pensato di andare a vedere alcuni screen e alcune frasi soprattutto all'interno del trailer che potrebbero essere d'aiuto riguardo alla teoria che vi portai qualche giorno fa e che prosegue da tipo qualche mese. Ora iniziamo subito con questo primo screen, con questo frame nel quale c'è l'annuncio ufficiale fra tante virgolette di un'antichissima venuta di Necrozma nel nostro mondo, nel mondo di Alola, una venuta minacciosa sicuramente perché qui si parla di una Alola che molto tempo fa venne interamente avvolta dall'oscurità, ma che grazie all'aiuto dei Pokémon e delle persone questa oscurità venne per l'appunto scacciata. Questa parte conferma fra tante virgolette la parte di teoria che vi avevo portato riguardo all'antichissima guerra tra Necrozma e i leggendari di Alola, che per l'appunto avrebbe poi conferito ai leggendari il potere Z. Questo screen è molto molto importante perché per l'appunto va a confermare uno dei capisaldi legati alla mia teoria riguardo a Pokémon Ultrasole e Pokémon Ultraluna. Abbiamo poi quest'altro passaggio del trailer nel quale l'Ultra Pattuglia dice: Necrozma, tu che domini la luce, vuoi gettare anche Alola nell'oscurità? Il punto principale di questo testo è anche, come se si volesse significare, che per l'appunto un mondo è già stato privato, fra virgolette, della sua luce. E questo mondo, ovviamente, non ve lo sto neanche a dire, è ovviamente l'Ultra Megalopoli, ragazzi. Anche qui possiamo capire come l'Ultra Megalopoli fosse già prima dell'inizio della trama di Ultrasole e Ultraluna priva della sua luce. In parole povere, Necrozma ha già assorbito la luce di quel mondo. Questo passaggio, seppur scontato per molti, è comunque interessante perché va a dare una conferma netta e precisa riguardo a tutto ciò che abbiamo detto, nonché a un punto della teoria che feci tempo fa. Oddio, tempo fa, tipo 2 settimane fa, però vabbè. Precedentemente però abbiamo un altro passaggio particolare. Abbiamo questa schermata dove viene fuori la scritta "un presagio". Che cosa potrebbe essere questo presagio? Il presagio di una futura venuta di Necrozma? Io penso che questo presagio potrebbe essere collegato ai miti che abbiamo analizzato all'interno della biblioteca di Mali, quei miti dai quali ho fatto scaturire la teoria di qualche settimana fa, quei miti che parlano della guerra con i Tapu, che poi fu, diciamo, il motivo principale per il quale Necrozma cedette ai Tapu il suo potere Z. In questo momento l'unico presagio che possediamo, l'unica cosa che potrebbe essere simile, fra virgolette, a un presagio, è proprio quel mito all'interno della biblioteca di Mali. Ora, che poi ci sia un altro presagio all'interno della trama non lo possiamo sapere, ma secondo me potrebbe essere tranquillamente legato a quei testi antichissimi della regione di Alola che abbiamo per l'appunto visto durante Pokémon Sole e Pokémon Luna. Abbiamo poi, ragazzi, quello che vi presento come un doppio screen nel quale Iridio e Samina sono presenti e nel quale Iridio dice una frase molto ma molto particolare, ossia: mamma, se scompari anche tu, anche tu, ragazzi. Questo anche tu è molto importante perché, come abbiamo visto prima, vuol dire che qualcuno è già effettivamente scomparso, vuol dire che Samina, come possiamo vedere anche dal secondo screen nel quale la vediamo sofferente, potrebbe essere in pericolo e potrebbe essere andata a cercare qualcosa che è scomparso prima ancora che lei stessa scomparisse. Ora, ragazzi, ovviamente queste sono solo supposizioni, ma il fatto che Iridio dica proprio, che faccia supporre meglio, che ci sia stato qualcosa che prima di Samina è scomparsa, si suppone in un ultravarco,
potrebbe essere indicativo per far capire quello che succederà a Samina. Secondo questa supposizione che ho pensato, Samina potrebbe andare alla ricerca di qualcosa che le è scomparso, che potrebbe essere chissà cosa, potrebbe essere veramente tantissime cose. Ma dallo screen che vediamo qui, dove Samina recita "scappate" come per mettere in guardia qualcuno di un pericolo, probabilmente è stata attaccata da Necrozma, anche perché poi il testo successivo dice "quella cosa è mostruosa". Quindi quasi sicuramente si tratta del terzo leggendario del trio di Alola. Detto ciò ragazzi, il resto del trailer è molto simile, se non identico, a parte per le scritte, al trailer giapponese, quindi non ho altro da aggiungere. Fatemi sapere voi nei commenti che cosa ne avete pensato di questo trailer. Io penso, come molti hanno detto, che sia uno dei migliori in assoluto. Se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un mi piace, un commento, di iscrizione al canale se non siete ancora iscritti. Vi invito come al solito a passare dai social, in particolare da Instagram e da Telegram, dal gruppo Telegram, contattatemi mi raccomando per entrare all'interno della cave. E nulla, detto ciò ragazzi, premete la campanella e noi ci possiamo beccare in un prossimo video.